costruisce, si consuma e poi si butta. Questa è l'economia lineare. Si tratta di un modello che perdura ormai da 150 anni e che nel tempo ha mostrato tutte le sue criticità, soprattutto con effetti dannosi per l'ambiente. È lì che poi andiamo a vederlo. Poi anche chiaramente la scarsità delle risorse, non solo quello, no? Quindi per l'ambiente che cosa? Dalla contaminazione dei mari e del suolo alle emissioni di gas serra con tutte le conseguenze negative per il clima fino all'aumento incontrollato della produzione di rifiuti. Non solo che c'è lo sindaco che vuole entrare, sì, ma mi fermo un attimo. Non riesce. La 5 era. Ok, adesso può andare sulla 6. Ecco, invece che cos'è l'economia? Cos'è l'economia? No, questa qua era l'altra ancora, una volta, successiva. Perché Lori non riesce a fare tutto insieme, giustamente. Aspetta che faccio io. Ecco, allora l'economia circolare invece si presenta come la soluzione ai problemi provocati da un modello che ha raggiunto il proprio punto di maggior debolezza nel considerare infinite e inesauribili le risorse.